Qual è la situazione? La situazione è un ricorso al TAR che verrà discusso prossimamente. Molte querele che stiamo preparando, perché vengono in sede a Civitavecchia e li aiutiamo a fare le querele per tutti questi truffati. Abbiamo chiesto un incontro a Cantone per i criteri di rimborso. Vogliamo puntare a rimborsi anche parziali, ma che lascino poi la libertà al risparmiatore truffato di fare causa per il resto. Quindi dobbiamo puntare a riavere indietro tutti i soldi. Anche in altre nazioni, lei ha citato l'Austria, insomma la legge prevede qualcosa che può riguardare anche noi di Civitavecchia, noi italiani. La Corte Costituzionale austriaca ha annullato una legge praticamente identica a quella italiana dei bail-in, quindi noi perciò abbiamo fiducia che possiamo ottenere lo stesso risultato anche in Italia. Stiamo cercando di aiutare tutti quelli che si sono rivolti a noi, ovviamente. Si tratta di oltre una cinquantina di persone che hanno potuto aderire tramite, sia rivolgendosi in sede per le persone più, diciamo, più avanti con l'età, che non potevano accedere tramite web, e hanno proceduto a tutta la trafila, perché si tratta comunque di un ricorso, si tratta di documenti, non solo ricorso amministrativo al TAR, ma abbiamo messo a loro disposizione anche la denuncia penale che hanno potuto notificare i carabinieri, indirizzata alla Procura della Repubblica di Arezzo, che ci auguriamo voglia indagare, perché indagando su questo fatto increscioso sicuramente si riuscirà a dimostrare il reato di truffa che hanno subito tutti i nostri amici risparmiatori.